Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, ragazzi, mi è venuto in mente di fare questo video perché mi è venuto in mente di raccontare che ormai sappiamo che è un tema abbastanza recente. Vorrei parlare della mia esperienza a scuola di bullismo. Avevo fatto un video un anno fa, però erano ancora i primi video che facevo, però si sentivano anche male, tra l'altro. Non so chi vedrà questo video fino alla fine, premessa, sarà lungo, speriamo che riuscirò un po' ad accorciare i discorsi. E iniziamo. Allora, io ho iniziato ad avere bullismo, la mia esperienza di bullismo all'inizio nella scuola superiore, i primi anni delle scuole superiori. Ho fatto 5 anni, di cui 2 anni e mezzo ho subito bullismo da parte di, come sappiamo, di ragazzi che prendono di mira i ragazzi più deboli, appunto. E appunto ho iniziato a frequentare le superiori e entrando appunto in questa scuola, in questa classe che ero, non dico già dal primo giorno, mi prendevano già in giro, iniziavano già subito una settimana a prendermi in giro per come ero. Perché se volete sapere, avevo già mi ero già presentato nel primo video in cui titolo mi presento. Se volete andarlo a vedere, là un po' racconto come sono realmente. Hanno iniziato a prendermi in giro per come ero. Mi dicevano: guarda come cammini. A parte che sì, sono arrivato in quella scuola ancora che mi ero operato, ho avuto un intervento ai tendini perché ero praticamente, per chi non sa, ho avuto una paresi prenatale e ho dovuto operarmi per vari motivi perché non camminavo bene, quindi allora hanno dovuto un po' allungarmi i tendini, vabbè. Vabbè. Però dai, diciamo, sono stato fortunato ad essere così. Vabbè. E diciamo ragazzi, ho iniziato ad avere problemi in cui mi prendevano in giro, mi dicevano parole, mi dicevano che stupido, per dire, non ero ben accettato, beh, no, ragazzi, come ogni persona debole che si rispetti.
bisogna proprio che venga esonerato proprio dalla società, perché ragazzi, se uno non è normale, non viene accettato. Se non appartieni a quella specifica compagnia, oppure se gli altri non ti considerano uno di loro, sei fottuto, sei a posto. E praticamente, ragazzi, hanno iniziato a divertirsi. Io ero, diciamo, mingherlino, ero debole, non sapevo difendermi, perché al contrario di loro, diciamo, tra virgolette, ero un nanetto. Gli altri erano già grandi come statura, come fisico, come... Ok. E mi prendevano in giro per come camminavo. Loro si divertivano per quello che facevo. Mi prendevano lo zaino, giocavano a calcio con lo zaino. Avevo lo zaino devastato. Mi prendevano l'astuccio, mi prendevano i quaderni, mi prendevano di tutto. Io stavo zitto, perché stavo zitto, non potevo fare niente. Non potevo, di solito mi arrabbiavo, mi incazzavo, però alla fine non potevo tanto reagire, perché ragazzi, sono buono fino a un certo punto. Poi ho iniziato a, anzi loro hanno iniziato a rinchiudermi anche così per gioco, per divertimento loro, a rinchiudermi nell'armadio, a fare, diciamo, quello che volevano, perché ogni giorno era no, neanche un incubo, era un'ansia per me andare a scuola. Non accettavano, cioè loro si divertivano ogni volta che mi vedevano. Facevano finta ad essermi amico, dopo alla fine ogni cambio dell'ora si divertivano con l'astuccio, lo zaino, non lo so, mi davano le schiaffette sul collo, come si dice. Soliti giochetti stupidi che ti arrivano di dietro e ti danno la pacca su, cioè, vabbè, soliti giochetti stupidi che si fanno a scuola, ma cioè, poi, visto che sono magro, ragazzi, la parte qua, quando ero seduto ogni volta per i cavoli miei, senza che neanche mi accorgessi, venivano là o mi facevano solletico, che è la parte che odio, parte, e mi prendevano i fianchi e mi facevano fare i salti sulla sedia. Ecco, quella cosa là, ragazzi, anche adesso mi dà un fastidio, ma mi dà un fastidio, ma come proprio mentalmente mi dà fastidio. Ah, che mi prendevano qua e mi facevano. Va bene, adesso raccontarla così mi viene da ridere, ma non era tanto da ridere, perché ogni volta che venivo a casa non ho incazzato di più. Avevo un miscuglio dentro di nervoso, di ansia, che veniva, che ogni volta piangevo, che, diciamo, mia mamma mi diceva: Madonna, ma cos'hai? Ti vedo sempre arrabbiato. No, non è niente, non è niente, non, no, lascia perdere, non è niente. Infatti, da quando usavano me come valvola di sfogo,
i professori, addirittura professori, si sono accorti dopo un mese o 2 mesi, adesso non ricordo. Ragazzi, ormai sono passati 10 anni. 10 anni, però ragazzi, la memoria resta. La memoria di ogni singolo episodio, ragazzi, purtroppo resta. È difficile che passi, perché la memoria viaggia e ti ricordi. Almeno per me sono uno che si ricorda le cose. Ok. Diciamo ragazzi, non, ecco, l'unica parola che ho sempre odiato, che io sono veneto, dalla provincia di Venezia. Vabbè. Noi dalle nostre parti, una parola, diciamo, non è un'offesa, ok? Però, diciamo, è un'offesa per chi viene pronunciata da quello che subisce. Mi chiamavano, guarda, tu sei un goldone. Ecco, goldone in dialetto veneto sarebbe profilattico. Adesso l'ho conosciuta, diciamo, da poco, perché non sapevo neanche cos'era. E diciamo, ragazzi, adesso mi viene da ridere, però una volta, Goldon DM, vabbè, mi dicevano Mongo, di ok. Praticamente i professori si sono accorti dopo un mese, di questi, diciamo, non diciamo abusi, perché non, abusi. Però ragazzi, ho dovuto cambiare, diciamo, istituto, indirizzo di scuola, sempre all'interno della scuola. Però un'altra aula, un'altra classe. Ci siamo appoggiati anche a una psicologa. Pensate voi, a una psicologa che mi ricordo che è venuta a scuola, a chiarire queste cose che mi facevano. In realtà, è giusto. È giusto intervenire per queste cose, ovvio. Hanno chiamato anche, diciamo, il capo dei bulli, diciamo, che mi facevano faceva di tutto, e non l'avessi mai fatto. Ci siamo incontrati con l'assistente, diciamo, con questa psicologa, e ragazzi, mi ricordo che avevamo chiarito la vicenda, tutto quanto. Poi mi ha detto: sì, va tranquillo, Luca, guarda, mi dispiace. Mi dispiace, non lo farò più così, solito, ok? Non l'avessi mai detto, quando siamo ritornati in classe, è scoppiato il putiferio. Cosa hai dovuto chiamare la psicologa? Sì, la psicologa, che non è vero che noi ci. Ti abbiamo fatto chissà cosa, ti inventi tutto, sei una di tutto. Cioè, ragazzi, è difficile per me anche raccontare queste cose, questi episodi brutti, perché sono brutti,
Però ragazzi, davvero. Ecco perché faccio fatica anche ad esprimermi, ad avere amicizie. E devo dire anche che sono stato, diciamo, quei pochi fortunati, diciamo, della mia epoca, al solito, perché ho finito nel 2008. E diciamo che ho finito proprio in tempo, perché se ero a scuola adesso era più grave il discorso, perché adesso ci sono gli smartphone e ci siamo capiti, gli smartphone, e che ci sono persone che adesso si divertono a girare, a farti video, mentre subisci. È bello, no? Che adesso è più grave il discorso, perché adesso non metto mai tutti in rete, non aumentiamo il discorso. Ok, oggi come oggi è più grave adesso che quando andavo a scuola. Mi ricordo, per carità, nell'ora di palestra, mi ricordo che mi prendevo in giro per il modo che correvo, perché correvo un po' anche adesso. Non è che sì, perché ho problemi, non diciamo motori, ho problemi. Sì, ho problemi nel coordinamento, di un po' di equilibrio, ma poca roba rispetto all'inizio, perché se non mi operavo era peggio. Diciamo, però dai, sono contento per quello che sono, per come sono diventato. E ragazzi, sono ricordi indelebili, però che restano. Ok. Penso di non aver annoiato, ragazzi. Seguitemi se volete su Instagram. Ecco, questo qua non l'ho mai detto. Ok. Ricordo, per chi vuole, si iscriva al canale. Se vuole condividere anche questo video, per far sapere un po' agli altri. Diciamo, non è un argomento bello da condividere, però per chi vuole, mi scriva qui sotto nei commenti la sua esperienza. E ragazzi, così. E noi ci vediamo al prossimo video. E iscrivetevi in tanti. Oddio, per chi vuole, io non obbligo nessuno. Faccio dei video semplici, senza grosse pretese. Poi a me piace anche, diciamo, fare questi videoblog semplici, come ho sempre fatto, perché all'inizio iniziavo così a fare i video, e continuerò, per chi piace sentire così uno che parla, ma ok. E mi piace anche che la gente anche mi giudica per quello che sono, una persona semplice. Se volete, anche, perché no, simpatica. E spero di aver espresso
un po' di aver tirato fuori un po' di coraggio alle persone che hanno questi problemi. E niente ragazzi, per questo video chiudo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e belle a tutti.